Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Fra Hermes Ronchi di domenica 10 dicembre 2023. Dal titolo A partire dai piccoli. Tenerezza di Dio, potenza possibile ad ogni uomo. Come Isaia, vero profeta, è uno che apre strade anche nel deserto, che traccia speranza anche là dove sembra impossibile. Due voci gridano le stesse parole nell'arsura del medesimo deserto di Giuda. La voce gioiosa di Isaia, che dice «Ecco, il tuo Dio viene!» E la voce drammatica di quel Giovanni delle acque e del sole rovente che ripete «Ecco, viene uno più forte di me, ci immergerà nel turbine santo di Dio!» Isaia, voce del cuore, viene il Signore con potenza, ma subito specifica che è la potenza della tenerezza. Tiene sul petto i piccoli agnelli e conduce pian piano le pecore madri. Tenerezza di Dio, potenza possibile ad ogni uomo. Come Isaia, vero profeta, è uno che apre strade anche nel deserto, che traccia speranza anche laddove sembra impossibile, che non si lascia omologare dal pensiero dominante. I profeti sono creatori di strade libere, dei dirottatori. Ascoltarli è diventare come loro, costantemente in attesa, sempre insoddisfatti, cuori attratto dal richiamo di cose lontane. I due profeti, a distanza di secoli, usano lo stesso verbo in un eterno presente. Dio viene. Semplice, diretto, sicuro. Viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui. Eccolo in cammino su ogni strada. Il mondo è pieno di tracce di Dio. Viene colui che è più forte. Gesù è forte perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che si rivolge al centro dell'umano. Parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finita la notte. Tra tutte le altre voci, solo la sua risuona in mezzo all'anima, perché ciò che conta, ciò che è vero nel cuore, fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, di conformismi e di apparenze. Il regno di Dio, infatti, non è stato sopraffatto dai regni dell'economia, del mercato e del denaro. E il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano la crescita della consapevolezza della libertà, il fiorire del femminile, il rispetto di genere, la cura per i disabili e per l'ambiente. La prima parola della prima riga di Marco, inizio del Vangelo di Gesù. Si può allora iniziare di nuovo, anche là dove la vita si era arresa. Ma da dove ripartire? Da qui, perché solo partendo da una buona notizia si può ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli, dal male che assedia. E per quanto di doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava gli angoli più scuri del cuore e feconda germogli di pace. C'è chi vede i cieli riflessi in una goccia di rugiada. Giovanni vede il cammino di Dio nella polvere della strada e ci aiuta, ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il risospetto che qualcosa di speciale sta accadendo, qualcosa di vitale che rischiamo di perdere, di non vedere. Dio che si fa vicino, che è qui, dentro le cose di ogni giorno, alla porta della tua dimora, ad ogni risveglio. Stella alla latitudine di casa tua, su cui inciampare. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.